Ben ritrovati per i 30 anni di Imperia TV e della Liguria, la Liguria attraverso le immagini che abbiamo ripreso in tutti questi anni, immagini che hanno riguardato gli eventi, la storia, la musica, la cultura, ma anche lo sport, non solo la cronaca, anche la cronaca sportiva. E beh, questa sera, l'evento di questa sera è dedicato proprio, siamo nel 2015, a un grande appuntamento sportivo. Le telecamere di Imperia TV riprendono infatti la finale di Coppa LEN, che fu vinta dalla Rarinantes Mediterranea di pallanuoto femminile. In vasca c'erano anche quelle che poi sarebbero diventate le future olimpioniche di pallanuoto femminile, e cioè Giulia Gorlero, Giulia Emmolo e ricordiamo anche Francesca Pomeri, perché faceva parte di quello staff e anche lei poi è andata alle Olimpiadi di Rio. E allora riviviamo quella magica serata. Una finale di fuoco, plebiscito Padova, Italia, Rarinantes Mediterranea, Imperia, Italia. Solid Rock, Triple Band of Dire Straits. Couldn't understand how to hear for her eyes. Changing the state, coming close to pride. Gonna try going. Gonna lay solid rock. Gonna lay solid rock. Wanna give and I wanna be blown. Gonna lay the solid rock. We out in second potato. We're sick of vanity now. In the same central reality now. The world was trying to make a surfers, living an illusion, look like a fusion. Gonna lay solid rock, gonna lay solid rock. I wanna give and I wanna be blown. Gonna lay the solid rock. We want the house of course. We're gonna shoot it down and make them. We're looking at it well. To the solid rock, to the solid rock. You wanna gonna stay? You wanna send you? Well, I want it to wake, so want it to the lion. Happen to make, so want it to the lion. When I think like no brown of let you, I'm gonna ride you well. Solid.
grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie, grazie. Ladies and gentlemen, la tribute band Solid Rock by Dire Straits, che hanno fatto la... Ci siamo! Allora, Valentino, ciao Luca, ciao a te. Riprendiamo la telecronaca, abbiamo lasciato un attimo lo spazio al gruppo che ha fatto, diciamo, da intermezzo fra una e l'altra partita. Un terzo e quarto posto vinto dal Vugliagmeni, un Vugliagmeni che ha messo la freccia per sorpassare l'altra squadra, diciamo, sul terzo tempo. Erano 4-4 alla fine del secondo tempo, terzo tempo parziale di 3-0 per Vugliagmeni. Ora ci godiamo le nostre ragazze, Luca. La presentazione una per una come ieri sera, e cominciamo dalle ragazze del Padova, che verranno chiamate una per una, verranno chiamate dal nostro speaker Tex. Eccole che entrano. Allora niente, lasciamo parlare le immagini. Lasciamo parlare le immagini. No. Beh, dopo questa presentazione devo dire piuttosto, no? Molto coinvolgente, almeno qua, ovviamente qua in vasca probabilmente molto meno per chi la guarda in streaming. Adesso le squadre si allineano davanti alla tribuna.
e verrà suonato l'inno della Land, della Lega Nazionale. Certo, uno spettacolo sempre all'altezza di questo, di questa città. La bandiera italiana in acqua questa volta è unica, perché la nazionalità delle squadre, diciamo, e questo già è una cosa positiva. Orgoglio, è una cosa positiva. Tra l'altro, come diceva la partita prima, finale femminile, due squadre italiane, finale maschile di Coppa Len, due squadre italiane. Questa è una bella cosa per il nostro sport. Adesso gradatamente si dovrebbero accendere le luci e sembra che questo accada, perché un po' la preoccupazione di tutti, anche se qualcuna fa un po' fatica, però direi che ci siamo. Ma ti dico, quando vengo in piscina le luci si sono sempre accese, dai. A parte ogni tanto qualche luce, ma quando ce ne sono tante. Direi che ci siamo, perché ormai l'illuminazione mi sembra a posto. Ormai siamo ai dettagli, siamo una stretta di mano, gli ultimi ragguagli e poi siamo pronti per vedere quale squadra vincerà questa Coppa Len femminile. Certo, adesso è un momento molto sportivo in cui le ragazze si scambiano un 5, un 5 all'americana. Chiaramente però poi la parte, diciamo, amichevole finisce lì, perché poi in acqua, diciamo che poi cambia. In acqua tecnicamente di amichevole non c'è più nulla, sempre rimanendo nell'ambito sportivo e dell'agonismo sportivo, senza andare oltre, difficilmente come sport si sfoggia in atti di violenza o di razzismo, no, come mai succede negli altri sport. E adesso invece l'ultimo, diciamo, l'ultimo escamotage motivazionale, no? Quindi le due squadre si radunano e tutte insieme cercano in qualche modo di caricarsi prima di entrare in acqua. Sì, come fanno gli All Blacks. Come fanno il bravo. Non come so se tu gli hai insegnato a fare il kamate, ma penso che Capanna comunque sia un gran guerriero e sappia dare la giusta grinta a queste ragazze. Su questo non ci sono dubbi, sono sicuro, ragionevolmente anche posterivo, però non credo che sia da meno, perché anche l'allenatore del Padova vedo che lavora molto sugli aspetti psicologici, motivazionali. Padova molto equilibrato, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, è la squadra che se prendessimo un'arancia con tutti gli spicchi, ha tutti gli spicchi più a posto degli altri, per fare un esempio spicciolo. Quest'anno più ancora dell'anno scorso devo dire che sta dominando in qualche modo il campionato, anche se qua Imperia, diciamo, l'anno scorso hanno fatto la finale contro l'Imperia e quest'anno sono cresciute, è una bella cosa per la loro società, per loro che stanno dando continuità al lavoro, questa è la cosa più bella che c'è, come sta succedendo da Imperia già da qualche anno. Adesso cosa possiamo dire della sfida fra Imperia e Padova? Un classico, è il classico, possiamo chiamarlo? Ormai è diventato il classico, è il classico. Cioè, se dovessimo fare un paragone, in Spagna c'è Real Madrid Barcellona, se dovessimo nella pallanuoto femminile c'è plebiscito. Questo secondo me è così, adesso forse non ci allarghiamo troppo, però in realtà è proprio così, no? Sì, comunque anche questa partita sarà una partita giocata a scacchi, diciamo. Le ragazze padovane hanno una pallanuoto molto molto aggressiva, molto fisica, che devo dire la premiate, perché fino adesso hanno vinto meritatamente quasi dalla regola season la Coppa Italia. Quest'anno sono vincenti le ragazze padovane, certo, battuta dal resto solo esclusivamente sulla Coppa Campioni, però devo dire la squadra che le ha eliminate è fortissima, e adesso vediamo questa sera cosa facciamo, certo. Noi sicuramente per loro siamo da sempre un problema, certo, poi sai Luca, quando due squadre sono molto forti e una magari è più forte dell'altra, nello scontro diretto le differenze si assottigliano molto. Chiaro. E noi, devo dire, in casa abbiamo sempre giocato una pallanuoto molto, 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 molto più aggressiva, molto più efficace che fuori casa.
Sì, io comunque... credo che dipenda molto dall'aspetto caratteriale, da cosa sentono le ragazze, come sono caricate dalla presenza del pubblico. Ma ti dico, Luca, leggevo l'altro giorno proprio su un quotidiano sportivo specifico l'importanza del campo. Non è così influente nella pallanuoto, e come dici tu, è forse una questione più psicologica. Nel basket, è che è lo sport maggiore dove si sente il campo. Perché si sente questa cosa qua? Perché ci sono i punti di riferimento, il cerchio, il canestro, poi devi mettere una palla dentro un canestro e si sente molto. Se tu giochi nella tua palestra, questa differenza qua la noti di più rispetto a una piscina. Quindi è per quello, secondo me, che è un po' più bello, perché è bello sapere che anche una squadra che viene da fuori può vincere e non è che sia così scontata che vinca la squadra in casa. Ovviamente è meglio giocarla a casa nostra che a casa loro. E allora adesso ci siamo, le squadre, beh certo. Beh, questo sicuramente, e per noi è una chance in più sicuramente, perché beh, non c'è niente da fare, la nostra squadra in casa ha un altro rendimento. Però abbiamo subito anche delle battute d'arresto terrificanti contro il Padova in casa. Ma sai, degli incidenti di percorso ci stanno, capitano a tutti. Ma quando c'è un lavoro dietro, una società seria, questi problemi non sussistono. Alla fine... da 2-3 anni a questa parte Imperi è diventato il palcoscenico della pallanuoto. E allora le squadre si posizionano sulla linea di porta e adesso c'è il primo duello, quello fra le due nuotatrici, che in questo caso sono per la squadra padavina la numero 8, la Sara Dario, mentre per la Mediterranea Imperia nuota Laura Drocco. Partiti. E la prima azione per la squadra padavina. Il primo pallone è il nostro. E allora adesso vediamo come si propaga l'azione, la partita. La numero 5, la Martina, la Savioli. La Savioli guarda. Ma ti dico, la partita prima, Luca, sono partiti un po' più blandi perché si sono studiati. Non sappiamo qui, se magari... Qui non hanno nulla da studiare, direi. Qui ormai, ormai avranno giocato già 50 partite contro, e quindi vediamo già che il ritmo è più sicuramente Beh, più elevato. Buona difesa della Mediterranea su questa azione, ha costretto la squadra padavina a lanciare il pallone nell'angolo. Buona quindi, difesa, Giulia chiusi. Gorlero, Mercy Stiver guarda il piazzamento delle compagne, cerca al centro la Naid, non la trova. Anche la squadra padovana difende in maniera molto aggressiva. Silvia Motta. Ora adesso vediamo al centro, la al centro il tiro. Teani para il pallone. Devo dire, Marco non ha fatto entrare in quartetto iniziale la Lisa Casanova. Gioca con la Naid centrale o in alternativa alla Pomeri. Sì, perché comunque voleva giocare col doppio centro, perché facendo molta zona voleva cercare di creare l'opportunità per poter segnare e cercare gli spazi, o dare la palla al centro. Chiaro. Oppure un tiro da fuori. Adesso la numero 2, la Barzon, la Laura Barzon, la Dario Sara trova, bravissima Giulia Gorlero, tiro pressoché per le sue doti e le sue capacità. Due portieri di grande livello, il primo e il secondo della nazionale, quindi diciamo palla lunga di Giulia. Diciamo che comunque non perché sono di parte, ma la Giulia Gorlero è un livello superiore, perché ha sicuramente accumulato più esperienza e ha fatto da agobi di bilancio nelle partite. Ora adesso, c'è la prima espulsione in favore dell'Imperia. La numero 7, la Millo Alessia. Merci Stiber. Vediamo se sapranno sfruttare bene questa Silvia superiorità Motta, numerica. La Naid. Palla lunga, Silvia Motta, Mercy Stiber, Giulia Emolo, la mancina, Giulia Emolo, dall'angolo. Grande protagonista ieri. Anaid fanno il Silvia giro, Motta, c'è la Stiber, rientra la Stiber, il tiro, peccato. No, nessuna deviazione, tiro fuori. Deviazione fuori, palla al portiere. Una volta la deviazione del difensore ti faceva riniziare i 30 secondi, che una volta erano 35. Adesso deve toccarla il portiere per poter... Dario Sara trova al centro la Nencia, ma anticipa l'uscita la Giulia Gorlero, che adesso abbiamo situazione di due uomini in più, perché la Naid, una piccola fuga di Naid, ha preso qualche metro alla Cheirolo. Ralat, ritmo subito alto,
piscina piena, tutto esaurito. Direi proprio di sì, direi anche la parte più lontana della tribuna mi sembra che si stia riempiendo. E poi c'è anche qualche imperiese che arriva alla fine del primo quarto. Allora, ma la Nencia, no. Ora il Padova che si fa avanti. La Savioli Martina col pallone, la numero 5. Trova la Daria, la Sara Dario, finta dagli 8 metri, prova il tiro fuori. Adesso espulsione. Espulsione della numero 10, Annalisa Bosello. E chiama il time out Marco Capanna, credo che voglia parlare su questa situazione di uomini più di più. Sì, è un time out tecnico e sicuramente vorrà sfruttare al meglio questa occasione, anche perché fare il primo gol dà fiducia e sveglia la squadra. E già da questi primi minuti di gioco si vede che l'equilibrio, la differenza è quasi nulla tra le due squadre. Adesso vediamo come chiama lo schema Marco. Entra in vasca Elisa, quindi noi giochiamo. Elisa sicuramente sarà sul primo palo, sarà, vediamo se faranno il classico, la classificazione per far uscire la Emmolo e far tirare la Emmolo. Però sai, magari come dici tu, è tante partite che ci giocano, la conoscono, allora magari potrebbe trovare la conclusione qualche altra giocatrice che magari non si è distinta nelle partite prima e non hanno un occhio di riguardo. E allora vediamo il piazzamento. Mercy Stiber sugli 8 metri insieme alla Motta, anche la Motta potrebbe tentare la soluzione da fuori, ieri ha giocato molto bene. Le soluzioni sono tante, vediamo. Laura Drocco, Mercy Stiber, Silvia Motta, fanno girare il pallone bene Giulia Emmolo, Laura Drocco, Mercy Stiber, Mercy Stiber, Laura Drocco, Silvia Motta, perde la palla, peccato Laura Drocco, non abbiamo saputo tirare, non abbiamo saputo sfruttare questo uomo in più. Una cosa che noto è che gli arbitri danno un sacco di espulsioni senza palla. Alla Pomer. Adesso l'espulsione per Francesca Pomeri, quindi esatto. Situazione inversa, siamo già, giochiamo con un uomo, con una donna in meno. Sì, in 10 secondi siamo passati da fare l'uomo in più a subirlo, ora ci dobbiamo difendere adesso, con il Padova che attacca. Adesso il Padova. Vediamo se saprà sfruttare questa occasione. Partita ancora sullo 0-0 quando sono passati 4 minuti del primo quarto. Ora è sempre il Padova che fa girare pallone. E adesso di nuovo parità. Tiro. No. Gol del Padova. Ha segnato Barzon. La Laura Barzon con un tiro dalla distanza, peraltro la Gorriella aveva intuito, però non è riuscita a bloccare il pallone, a intercettare il pallone. Siamo passati da avere un'azione a nostro favore per poter segnare a subirne uno. E quindi 1-0 per il plebiscito Padova. Adesso Laura Drocco, serve Mercy Stiber. Laura Drocco. Vediamo il Padova che è molto chiuso sul centro boa, difatti c'è l'entrata della Stiber sul palo per creare un po' di spazio. Ora la palla è alla Drocco, mancano 10 secondi. No. Aveva la palla in mano, quindi l'arbitro non ha fischiato il fallo. Sì. Adesso situazione di superiorità numerica per le padovine che riescono. Vediamo se rientra Silvia Motta. Direi di no. Rischiamo di prendere il secondo gol, niente, siamo rientrati, non riusciamo ad andare a tirare, non riusciamo neanche ad arrivare a tirare. Ci si aspettava qualcosa in più da quell'uomo in più, ma sono fiducioso perché abbiamo un sacco di tiratrici, un sacco di occasioni, un sacco di conclusioni le possiamo fare. Mercy Stiber servita dalla Giulia Gorlero. Dicevo, abbiamo un sacco di tiratori, un sacco di tiratrici, bisognerà sicuramente scegliere la soluzione migliore, non e essere affrettati come in questo caso. Tiro di Giulia Emola, però mi sembra un tiro abbastanza non particolarmente efficace, c'è una controfuga della numero 5 della Martina Savioli che però viene ripresa, Giulia Emola è rientrata, quindi siamo noi in parità numerica. Al centro
si posiziona, direi, con due centri gioca adesso il Padova. Si gioca con due centri perché comunque l'Imperial, giocando a zona, tornando indietro, come vedi Luca, certo, cosa succede? Succede che o fanno tirare quelli da fuori, come è successo adesso, e abbiamo preso gol. Serata no per Giulia Gorlero, perché devo dire che è ancora presto per dirlo. Un gol non fa il Monaco, non però fa il portiere, dire, in questo caso. Due tiri non irresistibili. Due tiri forse non irresistibili, forse. Due tiri non irresistibili, soprattutto l'ultimo. Ma adesso Giulia deve riprendersi immediatamente, perché il nostro portiere, titolare nazionale, ha forza, natura. Il portiere è sempre un ruolo difficile. Rientrare, certo. Non è, sei sempre in discussione, sei sempre tra i pali. Poi bisogna anche vedere, anche per chi guarda da casa, vedere la difesa se ti aiuta o non ti aiuta, perché quello è molto importante, se ti coprono il palo. Adesso perché stare tranquilli, assolutamente in gol. Un Padova comunque anch'esso molto chiusa. Bencardino, traversa piena, però la palla rimane. Comunque ci siamo, siamo vivi, abbiamo i 30 secondi, dobbiamo sfruttarli bene. Abbiamo ripreso il possesso del pallone. Francesca Pomeri, Mercy Stieber, Marare Nantes Imperia che ha 20 Martina secondi. Martina Bencardino tenta l'entrata, al centro Elisa Casanova che però è marcata, raddoppio sulla Casanova. Francesca Pomeri, siamo forse un po' troppo lontani. Fallo in attacco ed espulsione della numero 6, Elisa Casanova. Quindi Elisa prende la prima espulsione e giochiamo e ci giochiamo l'uomo in meno nella un minuto e mezzo dal termine, siamo sotto di due gol, donna in meno. Posterivo chiama il time out perché vuole portare la sua squadra sul 3-0. Sì, certo, è tutta un'altra storia mettersi posizionati, preparare lo schema belli freschi, avere 30 secondi a disposizione. Sicuramente si è giocato bene questa carta, noi ce la siamo giocati all'inizio. Abbiamo giocata, fatto bene a chiamare il time out all'inizio, purtroppo non ce lo siamo giocati bene. E speriamo da Imperiese che anche la squadra avversaria non lo giochi altrettanto bene. Un Padova comunque molto in forma. Molto. Nuota tanto, sulle ripartenze ho notato che... Sì, però due gol non così, non particolarmente cercati. Due tiri da fuori, dai 6 metri, 7 metri. Ma... neanche particolarmente efficaci. Mi sembrano molto, molto determinati in difesa, perché non siamo riusciti ad andare neanche a tirare. Sono molto chiuse in difesa e noi non siamo riusciti magari a proporci un po' di adesso, più. La numero 2, questo fa sì. La Barzon Laura. La Mancina, Ilaria Savioli, Barzon Laura, ancora la Mancina, da fuori la Drocco, deviazione brava della Giulia Embolo, rientra Elisa Casanova, parità numerica, però palla ancora in mano alle padavine, alla Ilaria Savioli che trova al centro la Sara Dario, Elisa Cheirolo, un tiro micidiale dalla distanza. Ilaria Savioli, Elisa Cheirolo, palla ancora per la Mancina, ancora la Savioli, Cheirolo, palla al centro per la Nencia, niente a non fare. È niente, l'Imperia può ripartire, niente. 47 secondi al termine del primo quarto, abbiamo ancora un'azione da giocare, ora Giulia Gorlero, serve la Motta, Elisa Casanova al centro, raddoppiata, Silvia Motta da fuori, Mercy Stieber, Francesca Pomeri, peccato. Perché è buona posizione, brava Francesca. Brava Francesca, sono molto chiuse le ragazze del Padova. Difficile trovare. Sanno le potenzialità del centro boa, diciamo... 21 secondi, l'ultima azione per le padavine. Bisognerà, è importante non prendere gol. Martina Savioli, Barzon Laura, passaggio sbagliato,
fischiato fallo alla Motta, palla lunga, espulsione della numero 3 Martina Savioli su Elisa Casanova, però il tempo è finito, per cui abbiamo preso un'espulsione. Cosa dire, questo primo tempo la situazione non è, è assolutamente ripartire, perché qui siamo sotto di due la gol partita prima e non riusciamo a tirare in porta. Adesso l'ultimo tiro è quello della Francesca Pomeri, molto bello, però hai ragione, è poco. Hai ragione, però anche la partita prima lo Zentes ha iniziato forte, però poi alla fine ha perso 10-7, perché comunque bisogna guardare i quattro tempi. Questo primo tempo sicuramente è inizialmente molto equilibrato, però poi hanno trovato questi due gol con questi tiri da fuori non troppo irresistibili, però intanto hanno messo dentro due gol. Sì, sicuramente con un portiere così ci si aspetta magari delle parate impossibili più che dei gol, magari un po' così, però come ti dicevo, a volte noi che stiamo fuori e che guardiamo solo il portiere, magari lei dà un occhio anche al difensore che non copre e vuole fare di più, e magari quel fare di più ti porta a fare un errore banale, a coprire anche il palo del difensore. Detto questo, sono fiducioso, perché sicuramente in questo quarto Marco starà spiegando molto bene alle proprie ragazze come attaccare, perché non stanno difendendo male. Però è solo davanti che non riescono a trovare delle conclusioni, dare la palla al centro, diciamo che non riescono a essere propositivi, molte palle sprecate. Poi sai, un tiro fatto fuori o parato va bene, all'inizio di questo quarto non c'è stato poco anche di quello. Comunque adesso siamo di nuovo ai nastri di partenza del secondo tempo, le due squadre sono allineate sulla linea di porta, si ripresenta lo stesso duello, perché vanno a nuotare Laura Drocco della Mediterranea da una parte e la numero 8 del Padova Sara Dario, e vedremo quale delle due darà alla propria squadra la possibilità di giocare la prima azione. Andiamo, volta, siamo in più. Questa volta Laura Drocco ha preso la palla. 16 secondi di uomo in più. I 4 tolti da quello. Quindi dal tempo prima. Quindi questa nuotata. Sì, portante. Francesca Pomeri. Bisogna partire subito forte per far capire che siamo in partita. Mercy Stiber. Silvia Motta. Tiriamo da fuori, tiro lungo irresistibile della Mercy Stiber. Però situazione di superiorità numerica. Ora il Padova in contropiede, il tiro e il gol. 3-0. Elisa Chierolo è scappata in controfuga e non c'è stato niente da fare. Sai, a volte un uomo in più, un'azione propositiva dopo 10 secondi ti può cambiare la partita. E sai, potevamo essere 2-1, adesso siamo sul 3-0. È poco e niente questo divario, però comunque è sempre meglio essere 2-1 che 3-0. Neanche dobbiamo trovare la porta almeno una volta per scuotere un po' la squadra. Mercy Stiber, un Padova Francesca che è molto Pomeri chiuso sulle persone chiave, sulla Casanova, sulla Emmolo, che sanno dove andare a battere. Laura Drocco trova il tiro, però parata dalla Teani. Sì, che avevi detto te che è un gran portiere, lo sta dimostrando. Sono passati 10 minuti, non ha altra preso situazione ancora un di gol. Superiorità numerica e sbaglio. Già la seconda, magari da qui bisogna può riniziare la nostra rimonta. Adesso siamo le noi, i nostri ci sono e stanno nuotando, c'era una minima situazione di uomo in più. Non la vede la Emmolo, preferisce giocare l'azione. Laura Drocco, Mercy Stiber. Palla la Stiber, espulsione senza palla. Espulsione della numero 9, Federica Rocco. Laura Drocco, Mercy Stiber. No.
peccato, bellissimo il tiro della Pomeri. Bello il tiro, bel tiro. Possiamo giocarci, dobbiamo... ancora i 30, certo. Abbiamo superiorità. E che è così rientrata. Che dobbiamo fare, dobbiamo provare, non è importante provare. Bisogna essere aggressivi, bisogna essere contro squadra. Ora... adesso una segnalazione della giuria all'arbitro, forse qualcosa che non va sul tabellone. Devono segnare l'espulsione della numero 9, ricordiamo. Sì, mancavano la 9 doveva rientrare. Come vedi sul tabellone, Luca, mancavano 5,9 secondi. Lei è rientrata. Non so se è stato un problema della giuria, del tabellone, o hanno capito male loro. Se così fosse, quella che è entrata dovrebbe essere espulsa definitivamente e rigore per l'Imperia. Ah. Se così fosse. Ah, ecco, quindi... adesso vediamo di chiarire. 5-3. Allora, anche se ho smesso da un po' di giocare a pallanuoto, le regole non sono cambiate. Il rigore l'hanno dato comunque, Luca, perché lei è rientrata quando non poteva. Ed è la numero 9 quella che è Giulia Emmolo che la tira, ma quella che è rientrata. No, sì, sì, anche la numero 9. Ora adesso però mi devono dare le tre espulsioni. A quella che certo. È entrata. Adesso vediamo. Brava Giulia, finalmente riusciamo a sbloccare il risultato. Andiamo in gol 3-1 con Giulia Emmolo, un rigore. E la numero 9, effettivamente, che era quella, è stata espulsa, che è rientrata, rimane fuori. Credo definitivamente. Esatto, Luca, esatto. Credo definitivamente. È entrata 6 secondi prima del tempo prestabilito in questo caso. C'è stato il rigore a favore della Mediterranea e la conseguente espulsione definitiva della numero 3. Vediamo adesso se questa situazione qua ha sbloccato psicologicamente la squadra. Sicuramente è stato un grosso aiuto, perché è stato un grosso errore del Padova, che comunque sono errori un po' elementari che a questo livello non si dovrebbero commettere, diciamo. Certo. La numero 7, Millo Alessia. Numero 2, Barzon Laura. Neutralizzata molto bene dalla Giulia Emmolo. Abbiamo recuperato bene, stiamo ripartendo molto bene. Giulia Gorlero vede Anaida Darà. Espulsione, come no? Espulsione la numero 8. L'espulsione la Emmolo, il gol. Brava Giulia. Gol Giulia Emmolo. Bellissima. Ci siamo ripresi. E l'arbitro posteriore. Protesta, ammonito l'arbitro ammonito, del Padova. Ammonito l'allenatore del Padova. Un minuto di follia a Padova, diciamo. Un minuto di follia a Padova. E noi da grande squadra abbiamo saputo approfittare. Bravissima Giulia Emmolo che è riuscita a infilare per due volte. Giulia Emmolo, ricordiamo i due gol della Mediterranea fatti da Giulia Emmolo. Ieri anche protagonista con 4 adesso gol. Adesso dobbiamo mollare, un momento di crisi della squadra padovana da assolutamente approfittare. Ma hai visto Luca, un minuto di blackout per il Padova e noi ci siamo, abbiamo fatto due gol. Ora bisogna essere ordinati in difesa, certo. Con il buon portiere che abbiamo, non abbiamo nulla da temere. Fallo. Non è un fallo da rigore, è un fallo da espulsione, invece ci ha dato rigore contro. Non vorrei che questi arbitri patissero un po' di personalità. Ti dico questo. L'azione prima hanno ammonito e l'allenatore del Padova si è arrabbiato. Adesso... compensano. Ecco, non vorrei questo. Vediamo se Giulia Gorlero fa il miracolo. Sì che lo fa. No, peccato. Bellissimo il rigore, bellissimo. Isaac ha tirato quasi perfetto. Quattro a due per il Padova. Diciamo la situazione, che peccato questo rigore perché ha un po' calmato gli animi, diciamo. Sì, sì, quindi sì. La sì, situazione sì. Adesso si riparte, comunque sono sicuro che avremo delle altre occasioni interessanti. Diciamo che era molto evitabile. Giulia ora vediamo Emmolo. Se l'Emmolo palla al centro, no! Francesca Pomeri. Annullato. Fuori gioco della Pomeri. Fuori gioco annullato ingiustamente. E però adesso era situazione dentro... però situazione di superiorità numerica pericolosissima, anche se Giulia Emmolo forse bravissima rientra. Però non può annullarci dei gol così a Imperia. Cavolo, era non nei due, nei tre metri era.
è palese, degli arbitri internazionali non dovrebbero commettere questi errori. Prima il rigore, adesso così, capisci che poi è espulsione contro, Silvia Motta fuori. Guarda, non lo dico perché era per l'Imperia, sono proprio dal birillo dei due metri, era dentro di almeno un metro. Adesso vediamo come fa girare il pallone la squadra padavina, la numero 2, la Martina Savioli, aia, palo. Ha salvato la porta della Gornero. Adesso dobbiamo ripartire, Laura Drocco col pallone, Anaide Rolatte, Elisa Casanova al centro, Laura nuota fino ai 4 metri, guarda il piazzamento delle compagne, trova la Francesca Pomeri, Giulia Embolo, adesso abbiamo al centro Elisa Casanova che però era doppiata. Padova Anaide, chiusissimo, bisognerà trovare la conclusione da fuori, trovano la presa. Fallo contro. A noi fischiato, non ci hanno regalato l'espulsione. Fischiato fallo contro Elisa Casanova. Forse era una palla sotto, non lo so. Sara Dario. Palla lunga. Un passaggio lungo che... molto lunga. Sì, non si sapeva se stavano per finire i secondi oppure era sbagliato. Numero 6, gli ultimi secondi. Una Rari un po' più attenta in difesa, diciamo. Dobbiamo assolutamente. E ora siamo in contropiede. Adesso ha trovato il contropiede. No! No, non puoi non fischiare. Non puoi non fischiare. Comunque Anaida ha sbagliato un tiro. Ha guardato il pallone e non il portiere. E adesso siamo in situazione di inferiorità numerica. Occasione di ferita. Comunque ci siamo, facciamo i contropiedi, difendiamo. Però da lì possiamo costruire questa palla. Assolutamente. So. Ma ti dico io che ci ho giocato a questo sport. Non stare facile, qua seduti, certo, e stare là dentro, certo, certo, penso che siano le due differenze. Giulia Gornero, miracolo sta crescendo. Si è ripresa anche lei. Ho molta fiducia in lei. Merci Stieber. Comunque siamo sempre in più, eh. Merci Stieber, c'è Elisa al centro, è servita. È servita, ma sfugge il pallone, l'arbitro russo non fischia. Non male comunque, e siamo questo di marcatore. Nuovo. Perché marcare la Casanova, ricordiamo per chi non lo sapesse, una bella mole. Giulia Embolo che marca la Dario al centro. La Rocco. Tenta una palombella. E ancora una volta Giulia Guerrero ci mette una pezza. Dobbiamo mettere dentro questo pallone assolutamente. Adesso c'è un cambio. Fuori la Drocco, time out di Marco Capanna. Vuole parlare su questa azione, vuole assolutamente che le sue ragazze si riportino sul 4-3, che si riavvicinino alla fine del secondo tempo per giocare il terzo tempo, che come dicevamo ieri, come diceva il tuo compagno Paolo Milani, nella pallanuoto è decisivo. È decisivo, sì, come lo è stato decisivo nella partita prima, lo è decisivo anche nelle altre. Un time out chiamato molto intelligentemente, perché quando manca un minuto e 50 dalla fine, se vuoi far riposare qualcuno, hai questo minuto e 50 più tutto l'intervallo tra il secondo e il terzo quarto. Sai, essere un po' più lucidi sotto tiro, sotto porta, non è male. Vediamo come imposterà questa situazione di superiorità numerica. Questo secondo quarto ho visto un Padova leggermente meno aggressivo del primo. Ho visto migliorata la Mediterranea, che però trova sempre molta difficoltà nello concludere, anche perché sono molto ma molto chiuse. Merci Stieber, Giulia Embolo, merci Stieber, Giulia Embolo, Silvia Motta, prova bella, che gol dagli 8 metri, che gran gol di Silvia Motta.
una bomba da fuori della Motta, grandissimo gol, molto importante in un momento come questo, perché riporta sotto la Reinantes 4-3 a 1 minuto e 28 dal termine del secondo tempo. Adesso dobbiamo assolutamente difendere e tentare una controfuga. Ora sono 1 minuto e 28, 30 secondi ad azione, sono 3 azioni. Dobbiamo difendere forte, non concedergli nulla e soprattutto fargli capire che ci siamo con questo gol dal centro in tutti i modi, perché comunque anche il fattore psicologico è determinante per la squadra avversaria. Un'Imperia più aggressiva, più decisa, un'Imperia che è partita molto male nel senso che dopo un iniziale equilibrio abbiamo preso due gol quasi, adesso ho fischiato fallo in attacco. Conosco allora l'allenatore, non sono partite col freno a mano, diciamo che non trovavano la quadra là davanti. Adesso Giulia Emma, ora servita da Giulia Gollero, merci Stieber che può nuotare ma preferisce guardare il piazzamento della squadra, vuole giocarsi forse più 30 secondi la Mediterranea. Sì. Silvia Motta, ora l'entrata, dovrebbe avanzare per creare palla a Embolo, il tiro al volo e la palla è ancora nostra. Bellissimo il tiro della Embolo, 30 secondi da giocare tutti Luca, perché ne abbiamo ancora 52, bisogna giocarli tutti, così all'altra squadra gli lasciamo solo le briciole dell'azione dopo. Giocare intelligentemente, uomo in più. Adesso qua sarebbe servito un time out. Espulsione della Cheirolo, la numero 6 su Martina Bercardino. Ora possiamo pareggiare. Possiamo pareggiare. Erroraccio. Ma teniamo ancora nel pallone. Esce. Giro per la Embolo. Ma si trova libero la Pomeri. La Pomeri col pallone. No. La Pomeri il tiro ed è il traversa gol. Traversa gol. Questo è il ci pareggio siamo. Della Mediterranea. Ricominciamo il terzo tempo. Ci siamo. Di parità. Ci siamo. Capanna. Capanna è stato molto intelligente a chiamare il time out a 1.55 dalla fine, perché così ha dato la sterzata alle ragazze. Ancora 23 secondi, importante adesso non prendere gol e finire il secondo tempo in parità. Come vedi siamo partiti non col freno a mano, forse un po' sul vago. Non avevamo ben definito. Adesso però adesso 23 siamo secondi, aggressivi, ripartiamo adesso forti. 23 secondi, dobbiamo assolutamente frenare la squadra padavina e chiudere il tempo in parità. Vediamo, mi raccomando, sì, giochiamo non fare come falli, il secondo non fare quarto. Falli gravi, non fare falli d'espulsione. Sì, soprattutto anche far perché girare poi il pallone, fare provare il tiro da fuori. Poi Lisa Cheirolo al centro, però per fortuna non ci hanno fischiato contro. Un secondo, punto 5. Fine del tempo. Chiudiamo 4-4. L'intervallo lungo, 5 minuti perché in campo internazionale, 5 minuti. In situazione di pareggio che è un miracolo per noi perché eravamo sotto di 3 gol, non dimentichiamolo. Ma adesso dico, vediamo Marco come ti dico, due gol sono pochi di scarto, poi ti dico conosco il loro allenatore e anche con 3 o 4 gol di scarto non c'è nulla da temere neanche all'ultimo tempo. È logico che il primo quarto sono rimasto un po' così, sono rimasto, se giochiamo così sicuramente abbiamo solo che da raccogliere, perché comunque siamo noi che dobbiamo imporre il nostro gioco e siamo noi che dobbiamo fare la partita, anche perché comunque giochiamo a Imperia. Ti dico, ci ho giocato a questo sport e non è mai semplice, però, stare qua seduto e stare in acqua, che bisogna ricordare che in questo momento la squadra padavina ha avuto la situazione un po' fortuita, perché una giocatrice che entra 5 secondi prima del tempo. Certo, però raramente. Certo, hai ragione, è un errore molto elementare, è come nel calcio, facciamo un esempio, a prenderla di mano apposta. Esatto. L'errore per capirci, per quelli che non masticano pallanuoto tutti i giorni, l'errore è di quel livello lì. Però c'è da dire anche una cosa, ci hanno fischiato un gol che era regolarissimo della Pomeri. Ti dico, io e te siamo sul birillo dei 2 metri, era da tutt'altra parte. Ci hanno dato un rigore contro che era espulsione. Noi a livello arbitrale non abbiamo rubato niente. Le altre hanno avuto dei regali, questo è palese, sicuramente un rigore. Se poi gli altri sbagliano e fanno cose ingenue, fatti loro. Le nostre le vedo molto concentrate, magari un po' meno attive sulle ripartenze, però
non fanno errori banali, non fanno errori banali. Hanno, il Padova c'è da dire una cosa, hanno fatto due gol un po' così, dai. Noi abbiamo fatto dei gran gol, eh. Abbiamo fatto dei gran gol. Però il Padova, chi secondo me, fisica della Mediterranea, ragazza della Mediterranea, quella più, diciamo, più in palla. Ti dico, per adesso quella che mi è piaciuta di più, che ha creato più movimento, la più aggressiva, l'approccio migliore, secondo me ce l'ha avuto la Pomeri. Per anche me, secondo me. A me mi è proprio piaciuta, a me piace quando uno inizia a giocare così. Se giocassero tutti come la Pomeri, adesso saremmo 8-2. Anche osare, non ha importanza, basta provarci. Ma se non osi... Non si riesce, è bellissimo il gol della Motta da lontano, quello decisivo. Ma lei ce l'ha questi colpi, ce l'ha, non è nulla di nuovo. Adesso rientriamo in vasca. Quattro pari, la partita ricomincia da zero, come se avessimo appena cominciato. Farà la differenza anche la panchina, eh? Terzo e quarto tempo, bisognerà vedere chi, come si suol dire nel gergo sportivo, chi ha la panchina più lunga, chi ha la panchina di più qualità. E Marco Capanna, che cosa fa? Ripresenta lo stesso sestetto che ha cominciato il primo tempo, quindi Elisa Casanova fuori, dentro Francesca Pomeri, Laura Drocco, Mercy Stib, ah no, mi sbaglio, no, Elisa in campo, quindi no, giochiamo col sestetto, diciamo, quello titolare. Quindi Elisa Casanova, che la vediamo parlottare con la Gorlero. Avere comunque 5 minuti di pausa tra il primo, tra il secondo e il terzo quarto è molto importante, perché se sei ben allenato, se ti alleni tutti i giorni 4-5 ore, quei 3-4 minuti 5 di pausa ti fanno fare un terzo tempo. Non vorrei, Luca, che questo terzo tempo fosse a favore del Padova, che magari da fresche rendono meglio, perché forse da faticate noi reggiamo meglio. Adesso lo vedremo, perché adesso sta per cominciare questo tempo. Comunque atleticamente, fisicamente, beh, stanno molto bene il Padova. Molto, molto bene. Attraversano un periodo di forma eccezionale. Se fare in un campionato si vede che alla lunga puoi dominare, però in una partita singola... Io sono convinto che nel terzo tempo verrà fuori la determinazione della squadra di casa, e devo dire il pubblico... Inizialmente era stato in qualche modo addormentato da questo inizio del Padova. Sì, poi dopo i gol non riusciamo neanche a parlarci e te, cioè siamo a distanza di un palmo. Facciamo fatica a parlare e a ascoltare quello che diciamo. Esatto, esatto. E questo fa piacere per la città, per tutti gli imperiesi e soprattutto per chi vuole affacciarsi in questo magnifico sport. Questa volta va a nuotare Martina Savioli per la squadra padavina. Martina Savioli, ma e Laura Drocco dall'altra per la parte squadra. Ci abbiamo una vecchia nuotatrice che nuotava con Laura me. Laura Drocco. Nuotava con me, Laura Drocco. Già ai tempi era veloce. Chissà se sarà anche veloce. Chissà se nuotava anche quella del Padova. Però... Bravissima Laura Drocco, prima azione per la squadra di casa. Nuota dall'età di 6 anni, quindi la sua natatorietà non si discute. Francesca Pomeri, Nessie Stiber, Giulia Embolo, Nessie Stiber, Laura Drocco, Laura Drocco. Gol di Laura Drocco. Sono finiti i 30 secondi, Luca. Peccato. Quando è suonata la campana aveva ancora la palla in mano. Latteani col pallone in mano. Gol. Vede la Millo Alessia, la serve. Adesso la numero 2, la Barzon Laura. Fischiata l'espulsione per la Francesca Pomeri. Situazione di inferiorità numerica. Fischiano tante espulsioni senza pallone. Alessia Millo, Elisa Cheirolo, una posizione micidiale. Niente. Ale. Niente da fare, situazione ancora di superiorità numerica. Alessia Millo, Elisa Cheirolo, che trova il palo. Il palo ci salva. Giulia Embolo con il pallone in mano, lo consegna alla Giulia Gorlero, la quale aspetta e serve la Ralat. Elisa al centro,
Mercy Stieber, Giulia Embolo. Laura Drocco. Un'Imperia che non deve aver paura perché le potenzialità ce l'ha. È un'Imperia che... Laura Barzon col pallone in mano. Adesso in questo momento non c'è superiorità numerica, sono rientrate tutte le squadre. Elisa Cheirolo. Ci sarebbe fallo contro al centro. Però palla in mezzo alla Nencia. Bravissima l'uscita di Gorlero. Fallo, espulsione. No. No, 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 questo caso secondo me espulsione non è corretta. Del portiere. No, non è corretta, anzi il contrario. No, anche perché aveva la palla non in mano, la vedo, al massimo non deve essere vedo. Il difensore. Non la vedo. Attenzione, allora, Messi Stieber in porta. Situazione anomala, siamo coi denti ci crediamo. Coi denti ci crediamo. Tre in porta. Siamo abituati a questa Alessia situazione. Miller, Isa Cheirolo. Credo nelle ragazze io. Io ci credo. E ci credo, faccio bene. E faccio bene a crederci. Via, via! Incredibile! Era un'espulsione, ci stanno fischiando contro! È palese, ci stanno fischiando contro. Ma forse perché siamo più forti, non lo so. Però troppi errori banali per arbitri internazionali, fossero arbitri di A2 ti dico, vabbè, ma è la finale di Coppa Lega. Comunque non sono riusciti a mettere il pallone dietro senza portiere, questo è grave per loro. Ma no. con un allenatore coriace così sicuramente. E allora adesso andiamo a vedere trasferire le sue. Adesso... Però davanti non dobbiamo avere paura, dobbiamo attaccare, perché se attacchiamo poi indietreggiano. Abbiamo col pallone in mano, mancano 3 secondi. 2 secondi. Lo perdiamo così, male che vada, stiamo 4-4. Aia, buona replica del primo tempo, non riusciamo a tirare in porta. Adesso prendiamo una controfuga della Cheirolo. La Drocco non ha visto che stava partendo, adesso non è niente. Adesso vedi? Vedi? Giulia un po' Gorlero il fatto della compensazione. Giulia Gorlero col pallone in mano, time out di Marco Capazzo. Time out. Certo, l'arbitraggio è un po' particolare, devo dire, con qualche errore dovuto alla compensazione. Sì, 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 esatto. Magari qualche ci poteva stare un po' di più l'espulsione, non ce l'ha data. Però, devo dire. Sì, vabbè, è stata un po' più clemente, dai, meno male, almeno quello. Così. Comunque, a volte, vedi, parlavamo di preparazione atletica, fisicità, i 5 minuti forse hanno fatto meglio al Padova che l'Imperia, capito? Considera Valentino che devo dire che rispetto ai primi due tempi di questo terzo tempo la partita si è fatta ancora più accesa. Comunque complimenti a tutte e due le squadre che ci stanno regalando un grande spettacolo, anche perché ieri tutte e due le squadre hanno affrontato due partite durissime e giocare il giorno dopo certo questo, ed è molto difficile, immagino, penso veramente... che sia l'unico sport che giochi due o tre partite di fila al giorno. Adesso il pallone viene consegnato al portiere della nazionale Giulia Gorlero, che serve Mercy Stieber. Francesca Pomeri, Mercy Stieber. Adesso dobbiamo tirare però. Tirare, l'occasione si creerà perché siamo andati con la seconda boa. Vedi? Espulsione. Adesso hanno espulso giustamente. La numero 8 del Padova, Daras 9, Francesca Rocco. Silvia Motta, Mercy Stieber, Francesca Pomeri, Mercy Stieber. Vediamo chi andrà al tiro. Ah, abbiamo visto Francesca l'entrata. Francesca Pomeri. Mercy Stieber, tiro al volo, la Moretti, peccato bellissimo tiro dalla Moretti, c'era spazio, brava Sara Moretti perché ha preso, però peccato la traversa piena. Da qua da seduto ti avrei detto primo pallo a rimbalzo, poi sei adesso però sei in abbiamo acqua. La Cheirolo di nuovo solo davanti al portiere, fortuna che la Moretti è rientrata. Una Cheirolo comunque sempre protagonista di questo Padova. Decisamente. Una giocatrice completa, tira bene da Mila fuori. Alessio nuota molto, controfuga. Elisa Cheirolo. Come direbbe Savioli, Martina, palo. Come? Palla sotto, fischiato fallo in attacco per il Padova. Adesso ora siamo Giulia ripartiti. Gorlero. Bisogna sfruttare Trova questi contropiedi. Che... Allora Giulia Embolo, fallo fischiato contro Giulia Embolo, Sara Moretti.
espulsione, fallo contro, fallo contro, fallo di Sara Moretti alla Isaac Airolo. Questo di nuovo un fischio strano, ma sai, sa che gli arbitri stanno rovinando questo terzo tempo, secondo me. Ma... devono lasciar giocare di più, no? No, ti posso dire una cosa, indipendentemente uno che metro usi, l'importante è che il metro sia uguale per tutti. Se sei severo, sei blando, l'importante è che sia uguale per tutti. Io lo vedo dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista dello spettatore, secondo me spezzettare così la partita non va bene. Dal punto di vista dello spettacolo, fischiare continuamente palli in attacco non va bene. Posso, per me non fischierei niente. Giulia Emolo in controfuga, adesso vediamo Giulia Emolo in controfuga. Rigore. Rigore, brava Giulia. Eccezionale la Emolo, devo dire, grande giocatrice. Giulia Emolo, ricordiamo, guardavo l'altro giorno, la terza giocatrice per presenza in nazionale maggiore nella storia della pallanuoto femminile. Quindi espulsione e rigore. Espulsione e rigore. Espulsione e rigore. Ah, la Savioli, tre espulsioni. Quindi questo, la Savioli non rientra. Questo è un dato, più, questo è un dato. Questo è un dato. Perché la pallanuoto, ricordiamolo, tre espulsioni, finisce la partita. Esatto. Adesso vediamo se Giulia non sbaglia il rigore, come è già successo peraltro ieri. L'ha preso la Giulia, ma è andata la Pomeri, ragione, stranamente. Gol. Gol, bravissima la Pomeri. Gol. La Teani non si è neanche mossa, strano. Forse strano, perché anche il portiere aspettava che ci andasse la vedi, Emolo. Vedi Valentino che il fattore campo può avere il suo peso. Al suo peso si è con 1000 persone sopra che fischiano, che contro non ce n'è, non ce n'è né per gli arbitri né per i giocatori, non ce n'è, non ce n'è. Una cornice spettacolare. Elisa Cheirolo, c'è la lotta al centro fra Francesca, fra Laura Drocco, espulsione della Drocco. Abbiamo fatto da pochissimo sorpasso, dobbiamo tenere duro, cercare di non far entrare la palla su questo uomo in più. L'Alessio Milla, Elisa Cheirolo da fuori, micidiale Alessio Milla, palla lunga, ancora Cheirolo, ancora Millo, Cheirolo, bravissima, bravissima la Gorlero, tocca il pallone, brava, 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 ha salvato ancora una volta la situazione. No, 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 non è niente. Merci Stiben. E ora ripartiamo. Ripartiamo a bomba, ripartiamo. Giulia Emolo, servita la Merci Stiben. Siamo, ci siamo, ci siamo. Palla in mezzo. E ora la palla, il tiro, il gol. Tiro. È il gol. 6-4. Forza Mediterranea, 6-4. Sono... esplode la testa. Sono... è esplosa la cascione, esplode la cascione, esplosa la cascione. Esplosione la cascione. Tra l'altro qui devo dire un delirio. Tra l'altro sono contento che sia andato. Ma la partita non è finita. La partita non è finita. Qua sembra che sia finita, ma non è finita. Sono contento che ha segnato la Bencardino. Nuotavamo insieme una volta. Anche lei. Parlavamo 15 anni fa, si parla. E sono contento perché termina il terzo tempo. Sì. E 6-4, siamo partiti appena il primo tempo. Sono partite, sembra la partita Zentes, Bugliacmeni, quella di prima. Non vuol dire che chi parte più forte, poi alla fine bisogna essere più stabili. Adesso ho notato una cosa. Cerchiamo di capire Capanna che cosa. Io ho notato una cosa, che se comunque le aggrediamo davanti, sì, loro poi fanno più fatica dietro, di conseguenza hanno meno tempo e soprattutto bisogna fare attenzione alla 6 bianca, la cui ruolo che tira, che però si deve prendere sempre la responsabilità, quindi non è così semplice. Ah beh, certo, giocano certo molto su di lei. Tra l'altro c'ha un'espulsione, se la portassero al centro boa e fargli prendere la seconda giocherebbe magari con un po' più, col freno a mano tirato. Elisa Cheirolo con il pallone. Ora anche noi giochiamo chiusi e questo Sara magari Drocco ci preclude il fatto. Qualcuno. Il tiro, Dario, fuori, tiro fuori. Da fuori. Ci preclude il fatto, dicevo. Riparte la Mediterranea. Qualcosa di altro. C'è una controfuga della Emolo. Fischiato fallo, espulsione.
questo è il momento da, bisogna assolutamente schiacciare sull'acceleratore, perché mi sembra che la squadra ora, la squadra ora bisogna pompare, eh? Ah, no, peccato, Giulia forse vuole troppo, vuole troppo, ma se ha fatto bene, secondo me, se se la sentiva, è una giocatrice che gioca in nazionale da tantissimi anni, è sicura, ha fatto bene, ha fatto tanto per girare la palla e poi farla cadere in acqua. Adesso Marco chiama la difesa. Sei secondi, adesso vediamo se prova il tiro. Sei Ladario. Secondi, danno prova la palla al centro, palla in mano, fuori. È riuscita comunque. Riesce a girare il pallone, ma la palla sfiora il palo e c'è fuori. Bravo comunque la Boa, perché è riuscita a concludere nonostante i traversari. Fallo contro. Fallo contro in attacco. Fallo contro per noi. Questo non va bene perché spezza troppo la partita. Spezza la partita, ma soprattutto. Adesso espulsione. Soprattutto gli regala i 30 secondi a loro, la freschezza. Espulsione da Ralat. Fallo contro in attacco e poi espulsione. Inspiegabile. Questa volta siamo di nuovo a difendere con donne sì, in meno. Stanno arbitrando in modo molto più equo e regolare. Ma sì, però no, però troppi fischi per me. La Millo, la Cheirolo. Dobbiamo assolutamente chiudere il tempo con due gol di vantaggio. Martina Savioli, Millo. Assolutamente. La Ralat rientra. Bravissima Giulia. La Gorlero prende il pallone. I campioni ci sono quando servono. Quando servono. Ottima partita dalla Gorlero, dopo una partenza un po' stentata si è ripresa, adesso direi insuperabile. Insuperabile. Ha tirato giù la sala cinesca, come si dice. Il portiere nella pallanuoto, molte volte l'ago della bilancia. E allora ripartiamo, Martina Bencardino col pallone in mano. 18 secondi dal termine, dobbiamo assolutamente tenere il pallone. Dobbiamo sfruttare al meglio. Al massimo i 30 secondi. No, questo 12 secondi è sì, era finito il tempo regolamentare. Tempo finito, 8 secondi per la squadra padovana. C'è la controfuga dalla Cheirolo, altra espulsione di nuovo. Ma Francesca Pomeri fuori. Chi ha fischiato l'espulsione? Casanova. Casanova espulso. È già la seconda espulsione. Elisa la Casanova fuori. Ah. Adesso importantissimo andare a prendere il pallone al centro, perché è se importante. Lo prendiamo abbiamo la possibilità di giocare la palla con l'uomo in meno, se no lo subiamo. Esatto, è proprio detto bene. La Casanova non mi sembra così convinta dell'espulsione. Ma sai cos'è? Mi sembra che stai dicendo al labiale che è pazzo. Sai cos'è Luca? Che ha dato un po', sì, ma sia da una parte che dall'altra, un po' dell'espulsione un po' così, tante senza palla. Ma forse anche come nel calcio, per chi non lo sa, anche nel calcio in Europa, come tu ben sai, per chi non mastica pallanuoto tutti i giorni, ma nel calcio in Europa fischiano molto più regolarmente, ogni minimo tocco è fallo. Qua però questo è proprio uno sport di contatto fisico. Certo. Allora adesso la situazione qua la situazione è che ci sarà il quarto tempo che sarà una tonnara. Il sarà pubblico un tempo infuocato. Il pubblico è quello delle grandi occasioni. Beh, come vedi Luca, qualcuno è arrivato anche al secondo quarto. Direi che la tribuna è esaurita. Uno spillo non ci sta. E devo dire la partita nel terzo tempo, una bellissima partita di pallanuoto nel terzo tempo. L'unico motivo forse gli arbitri fischiano troppo, interrompono continuamente il gioco anche in attacco, anche secondo me da dire un po' strani, un po' non lasciano giocare, no? È una scelta arbitrale chiaramente, sì, certo. Noi da qua non siamo in grado, però l'importante è avere lo stesso metodo per tutte e due le squadre. In questo terzo quarto hanno arbitrato bene, secondo me non hanno avuto alcune occasioni un po' così. Poi sai, anche gli arbitri sono chiaro, delle persone, sbagliano, fanno bene, ci sono quelli bravi, ci sono quelli meno bravi. Penso che un arbitro comunque, quando arbitri, cerca di dare sempre il meglio di sé, perché adesso il destino della Mediterranea è nelle bracciate di Laura Drocco. Io, come te l'ho detto, nuotavamo insieme, era molto veloce ai tempi, è continuata ad allenarsi.
adesso, confido in lei, è sempre stata veloce. Adesso spieghiamo bene per chi ascolta. Adesso in questo momento la Mediterranea ha una donna in meno, ha un giocatore in meno, però la possibilità, prendendo il pallone al centro, di giocare la palla, di non subirla. Esatto. Per l'espulsione all'ultimo secondo del terzo tempo di Elisa Casanova. Esatto. Contestatissima, esatto, dalla Casanova, che non era assolutamente d'accordo. Viceversa, la nuotatrice del Padova, che purtroppo prende questa il pallone, volta... che è riuscita questa volta quando non serve. E nel quindi, secondo quarto, ha preso subiamo, il pallone, adesso subiamo, non è riuscita. Subiamo, per... subiamo lo ben bene ancora per 5 secondi. 4, 3, 2, 1, parità numerica. E ora siamo in parità numerica. Cheirolo. Parità numerica. Meno male che non ha tirato la Cheirolo. Millo. È una gran tiratrice. Ora è uscito. Bravissima gran Giulia. Gran uscita del portiere. Gran uscita del portiere, che non gliele manda a dire. Direi al centro di no, del Padova. Di no. Comunque il carattere fa. È uscita. Merci Stieber con il pallone in mano. È uscita. Ha anticipato il pallone. E adesso Anna 15 Iberala. Secondi. Per poter concludere. Palla al centro. No, ma non puoi dare un fallo adesso. Ma non devi fischiare adesso. No, peccato. Evidentemente. Peccato, perché Elisa era, si era liberata e la palla. Anche adesso, perché fisicamente stare nuovo, davanti non è facile ad Elisa. Inferiorità numerica. Inferiorità numerica. 5 del Padova. Savioli, arriva fino ai due metri, si ferma. Ricordiamo Casanova, Pomeri e Motta con due espulsioni. Dalla palla nuoto, chi ne riceve tre non può più rientrare. Brutta situazione falli, è brutta, brutta. Sì, 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 sì. Brava, brava Giulia, Giulia Gollero. Brava Giulia. Brava Giulia. Ha preso un, pallone. Giulia ha preso un pallone che non era neanche il suo palo. Ci ha messo, ha fatto quel qualcosa in più. Adesso merci Steve. Ora ripartiamo. Dobbiamo aggredire però Laura davanti. Dobbiamo aggredire, perché se non aggrediamo loro poi giocano meglio. E dobbiamo far giocare la Casanova. Assolutamente, certo, Adaidra, certo. Latt, ma loro hanno due paura della Casanova, lo sanno che è forte, lo sanno che non è facile passargli davanti. Laura Drocco ora, ma non dovrei, non riusciamo una a tirare, è un po' discutibile questa. Molto. L'avrei buttata nell'angolo io. Basta. Altra espulsione, Pomeri fuori definitivamente, come dicevamo. Questo è un brutto fallo. Questo è un brutto colpo. Brutto fallo. Un brutto fallo, un brutto colpo per noi. La Pomeri che ha giocato forse fino adesso la miglior partita. Mannaggia, mannaggia Luca. Avevamo l'uomo in più, ci eravamo messi bene, erano sotto. Non dobbiamo, secondo me, adattarci al loro gioco, dobbiamo noi imporre il nostro gioco. Perché loro sono un po' più preparate, secondo me, atleticamente nelle ripartenze. Ma noi siamo più forti. Siamo andati via, eravamo sotto, siamo andati via. Abbiamo proprio messo la freccia. E dovevamo continuare. Sei minuti al termine dell'incontro. Situazione... di vantaggio per la Mediterranea, ricordiamolo, due gol di vantaggio, 6-4, però di nuovo l'ennesima inferiorità numerica, di nuovo l'ennesima con espulsione definitiva della Pomeri, che è un pezzo importante di questa squadra. Ricordiamo che è stata secondo me la migliore in campo nei primi, due tempi, nei primi due tempi ci ha messo una tempo. Gran grinta, merito anche alle altre, ma lei ha dato quel qualcosa in più, ha dato. Ora bisogna Millo stare attenta alla Sei Bianca, che tira fuori, molto bene. Ma anche la Savioli. No, la Barzon Laura, metti dentro il pallone, 6-5. Il Padova è di nuovo in partita. Il Padova è in partita. Adesso dobbiamo ritrovare la 5-6. Porta, assolutamente. Vediamo, diciamo adesso che il gol che hanno preso tecnicamente ci doveva andare il portiere, ma a volte per distrarre, diciamo, gli avversari si mettono d'accordo in modo diverso, sai. Laura Drocco, Ralat Drocco. Giulia Emmolo.
serve, trova la Casanova al centro. Questa era un'espulsione e invece ha dato un fallo semplice. No, la Mercy Stieber. La Mercy Stieber al centro. Non fanno nuotare la boa, eh? Non fanno nuotare la boa. 7 secondi. Ci potrebbe stare un'espulsione giocare. Senza palla. Deve tirare. Io darei la palla al centro. Deve tirare, deve tirare. Gol. Gol. La botta. La Teane non si aspettava il tiro della botta, assolutamente. Non si aspettava. Difatti anche secondo me esplode la cascione. È una bolgia. Siamo di nuovo sopra di due gol. Difatti secondo me si aspettava che la dava la boa per prendere l'espulsione. Comunque ha sbagliato il difensore del Padova, perché quel palo lì era del difensore del Padova, non era del portiere. Non ha alzato il braccio. Ah, ecco perché è passata la botta. Ecco perché è passata. Molto brava la botta, eh. Avere freddezza. 6-5. A 5 dalla Elisa fine. Elisa Cairolo. A volte ci vuole anche carattere nella vita per fare la differenza. Ora il pubblico Federica è bello caldo. Rocco, Alessio Milla, Elisa Cairolo. Bella gomitata in faccia alla numero 10. Buono. Traverso. Gomitata dalla numero 10 alla Laura Rocco in mezzo. Peccato, brutto fallo. Brutto. Ma sai, non. La Mosello. Sai, quando entri in acqua che non vai a giocare così, a dama o a biliardo. Ma questo è così. Poi. A Nederlat col pallone. Ci sta sempre un po' di sportività, non fa mai male. Ora devono fare le entrate. Mercy Stieber gioca sul lato opposto. Esatto, come seconda palla. La Casanova martoriale. Si chiude la difesa sulla Casanova, l'arbitro non fischia. Una palla un po' veloce, una palla forse un po' data così. Appena poi veloce. Sai, anche sul 7-5, sai, tutto fa. Una palla, quella ci poteva stare. Ora dobbiamo difendere forte. Ai. Bene. Bene, non è fallo. E questa è una cosa molto importante. Con calma, bisogna dare la palla lassù alla Stieber per aprire l'azione e ora andare. E ora bisogna andare. C'è una lotta serratissima al centro tra la Casanova e il suo marcatore. Dà la palla al centro. Ma è gol della Casanova. Non è gol. Fallo perché? Contro della Casanova. No. Ha dato fallo contro, che tra l'altro disastro, era quella della disastro arbitrale. Era la ragazza del Padova che stava mettendo sotto la Casanova. Disastro arbitrale. Una situazione. Ma non fa niente. E la Cairolo da fuori ci castiga di nuovo sotto il Padova. 7-6. Fallo contro di Elisa. Non finisce mai. Comunque anche una mediterranea comunque più compatta a livello di gol. Un plebiscito Padova, 6 gol, 3 della Cairolo e 3 della Barzoni. Non possiamo prendere un fallo contro in attacco e poi la controfuga al tiro alla Cairolo, così non va bene. Dobbiamo assolutamente rimettere dentro il pallone, giocare un pochino più concentrati, far giocare di più la squadra. Sì, dobbiamo far scorrere un po' i secondi. Dobbiamo, ma non stanno giocando male le ragazze di Marco, stanno dall'altra parte, comunque hanno un avversario molto molto forte, si stanno comportando molto bene. È logico che quando sei fuori vorresti anche tu dare il tuo contributo, certo. A livello di aggressività. Un'altra palla avventata verso Lisa Casanova e altra situazione di superiorità numerica per il Padova. Sì, tra l'altro la palla a Cairolo, la miglior tiratrice del Padova. Alziamo le braccia, non bisogna lasciare neanche troppo sola Sara la Brocco. Gente, ancora 15 secondi d'azione, 3 minuti e 13 per questa fuori. Finale di Coppa LEN di nuovo. Buono, e ora ripartiamo. Fallo fischiato all'Alessia Mosello. Giulia Gorlero vede e trova Laura Drocco da fuori. 3 minuti al termine, 22 secondi da giocare. Un'azione Silvia Motta, un'azione fondamentale. Laura Drocco, Marco gioca con due centri, Lisa Casanova e Lara Latt. Tiro della Drocco, peccato perché un tiro bellissimo di Laura Drocco, ha sfiorato il palo, ha ballato, danzato sulla linea di porta, ma non è entrato. E adesso controfuga della squadra padana. E para! Miracolo della Gorlero. E para! Miracolo della Gorlero. La partita è accesa.
adesso due idrolato, minuti e venti più spicci alla ad idrolato sul lato opposto alla boa, verso la porta, stanno letteralmente affogando la casa nuova. Trova Giulaimolo che da fuori prova il tiro, stanno passa la affogando palla casa nuova, la casa nuova che però non riesce, trova parata la Lateani, miracolo della Lateani, la casa nuova comunque dirlo. Se gli arriva il pallone riesce sempre a girarsi, problema che adesso di nuovo girarsi. Siamo in inferiorità, prendiamo di nuovo contropiede e lo prendiamo, vediamo se ci mette una pezza Barzolla, vediamo se ci mette, brava, ce la mette e siamo Giulia, in più, e siamo Giulia. In più Elisa Casanova, Elisa Casanova in più può chiudere Elisa la partita, può chiudere la competizione, la Casanova, vai Elisa e finisce 8-6 8-6 ci abbiamo una mano sulla coppa, disastro la Cascione. 1:40 grande anche Giulia Gornero, grande la Casanova, ma grande Giulia Gornero che l'ha parata e... 8-6 1:40 dal termine, la Cascione in fiamme, la Cascione in fiamme, Capanna gli hanno appena portato due corde vocali nuove, è un delirio, la Cascione è un delirio. La Coppa Len è molto la Casanova, gran atleta. Nonostante l'espulsione della definitiva della Pomeri. Della Pomeri. Vediamo adesso che cosa proverà il Padova per rientrare in partita. 1:40 dalla comunque termine. Gran tattica, hanno lasciato tirare una persona stanca da distante sapendo di avere un grande portiere in porta per poi fare il contropiede del gol. Vuol dire tanto questo in una squadra, vuol dire tanto. Ora daranno espulsione, te l'ho detto ancora prima alla Drocco. Lo so come va. Alla Drocco, ora è importante non prendere gol, se non prendiamo gol abbiamo quasi due mani sulla coppa, se non prendiamo gol questa azione devono fare gol, adesso la palla è pesante, la palla, la palla gli pesa, la palla gli e infatti, pesa, e infatti errore della Millo, no errore, non perfetto, so se perfetto. Sei un piccolo gufo, ci siamo, oh, ci siamo, possiamo solo perderla noi, possiamo solo perderla noi. Laura Drocco, Laura Drocco, trovala adesso, palla al centro, la Cascione è pronta a esplodere, è pronta a esplodere Laura Drocco, facciamo scorrere i secondi, facciamo scorrere i secondi, facciamo correre i secondi. Elisa Cheirolo, tira da fuori, parata dalla Gornero, è finita, finita. È finita, 34 secondi dal termine, due gol di vantaggio, la Coppa Len è vicina. Devo dire un entusiasmo indescrivibile qua in piscina Imperia, la Mediterranea Imperia è a 30-20 secondi dal fine della Coppa Len, palla in mano, time out fischiato da Capanna, Capanna vuole far sentire al pubblico. Capanna chiama il time out e vuol far sentire alle sue ragazze tutto l'entusiasmo della piscina. Come nessuno che scenda. Presidente in piscina. Devo andare. Adesso. Vediamo, sarei curioso di sentire adesso il mister Capanna che cosa dice alle sue ragazze, alla sua squadra. Oh. E allora rientrano in basso, dove è andato? Devo dire che qui le immagini si commentano da sole, è difficilissimo commentare questi 24 secondi, difficilissimo. Merci Stiber. Ma 19, 18,
17 15 16, secondi all'alba 15. Merci Stieber, stiamo solo aspettando che l'arbitro fischi la fine. Bella partita, molto bella, molto onore bella. Al Padova, onore giocato al Padova. Benissimo, soprattutto i primi due tempi, è calato nel terzo tempo. È calato nel terzo tempo. Espulsione della Stieber. Alla fine il tempo non va. Espulsione della Stieber. Espulsione della... Capanna polemizza fino all'ultimo con l'arbitro francese. Giusto, non si smentisce mai. E si stipe nel pozzetto. 7 secondi dal termine. La partita è finita. Sì, penso che Capanna non riuscirà più a parlare per i prossimi 10 giorni. Vincere la Coppa Lenne. Rigore, espulsione e rigore. Elisa Chirolo col pallone in mano, vediamo Giulia Gorlero che un cosa po' protagonisti farà. Sti arbitri un po' protagonisti, vediamo Giulia Gorlero se riesce a prendere, secondo me glielo para, è un po' fuori, è un rigore difficile, è un rigore difficile, è un po' fuori da, è un po' fuori dalla traversa. Ormai siamo di due adesso. Sì, adesso adesso deve tirare, per farglielo anche tirare. Gol della Cheirolo, bel rigore. Cheirolo, forse la migliore in campo della squadra padovana. Forse la migliore in della campo della squadra padovana, sicuramente sì. E adesso 7 secondi al termine. Vediamo di non fare stupidaggini, dobbiamo chiudere la partita. 7 secondi al vediamo termine. Di non fare come il Milan ad Istanbul. Non facciamo stupidaggini. La palla deve andare a Giulia Embolo, Giulia Gorlero, dobbiamo chiudere la partita. Dove va? Dove va la Bencardina? Dove va la Bencardina? La Bencardina era, la era già la bocciofila di San Lazzaro. Giulia Embolo. 3, 2, 1, 0. E vince l'Imperia la Coppa Lenne. Esplode. No, no. Esplode, devo andare. Esplosione nella piscina. Allora, chiudiamo la telecronaca perché dobbiamo. Chiudiamo la telecronaca. No, chiudiamo, no, non chiudiamo. Vediamo di sistemare la telecronaca come l'hai sistemata. Adesso la Mediterranea Imperia vince meritatamente, direi, la partita col Padova. Porca vacca, se la vince. Dopo una due giorni infernale, un gol di differenza contro la squadra ungherese, gol di differenza con la squadra padovana. Grande equilibrio in basket. Grande equilibrio nella competizione in generale. Grazie a tutte le squadre che hanno dato un grande spettacolo. Però noi siamo stati migliori. Noi siamo stati migliori in campo. Perché comunque abbiamo dato più continuità, abbiamo saputo reagire al primo quarto. Anche se siamo andati sotto di 3 gol, la squadra ha dimostrato di avere carattere. E questa è una cosa molto importante per il futuro, perché da lì si può costruire, si può continuare a lavorare. E sai che ogni partita adesso la puoi combattere contro tutte. Adesso Valentino, io devo andare al tavolo della premiazione, lascio di nuovo il microfono nelle mani del sapiente Luca Valentini. Perfetto, e ci sentiamo dopo. Va bene, ciao Luca, grazie, ciao, è stato ciao. Gentilissimo. Abbiamo un trofeo! Mica bau bau micio micio! E quando capiterà più?
sulle mani a Onda insieme. Immortalate questo momento. Gioite insieme a questa squadra che fa miracoli. Campione d'Italia. E adesso regina in una Coppa Europea. Bravo a Marco Capanna. Onore al plebiscito Padova. Le ragazze della Rarinantes sono, tocca a voi, Giulia, Anaid, Elena, Jamila, Mercy, Elisa, Francesca, Silvia, capitano Giulia, Martina, Laura. E attenzione, non dimentichiamo Sara, Cecilia. E lui, un abbraccio, Marco. E tutti voi del pubblico, grazie. Passiamo ora alla premiazione ufficiale delle squadre che si sono aggiudicati i posti in lizza nella Women Land Trophy. Now we pass to the ceremony of team medal winning lemon of the Women's Land Trophy. Take place, go to the third or second and the champions. Al terzo posto si è qualificata, gentilmente, Antonio in zona console, grazie, in zona console, vieni un attimo. Aspettiamo l'ingresso delle squadre, aspettiamo l'ingresso delle squadre, ok Simo, grazie. Antonio, aspetto te, eh? Mi fai cenno tu, grazie. Ok. Come vedi sono qua, monta su, non ci avranno finché questo cuore non... Martin, devi accendere i LED, Martin. Devo accendere i LED. Martino, accendi LED per favore, che tu sei... A Martino gliel'hanno fatto vedere, a Martin, Simone, diglielo a Martin. Come si accende i LED, gliel'hanno fatto vedere a lui. Grazie.
purgatorio è nostro perlomeno. Urlando contro il cielo. Ecco il passaggio delle campionesse, eccole qua, le accogliamo. Al terzo posto si è qualificata la Wilgmeni Team from Greece. Onore al secondo posto alle bravissime ragazze della Plebiscito Padova. E adesso attenzione pubblico, attenzione perché tocca a voi. Un attimo solo che arrivo. Ragazzi, un po' di pazienza che arrivo. Un po' di pazienza che arrivo. Attenzione, non sento lo da parte del pubblico. Non lo sento. Vincitrici della LEN Trophy Team Mediterranea Rarinantes Imperia! Perfetto, dopo il delegato della LEN, il signor Jean-Claude Demy. E devi farmi cento tu, Antonio, è inutile che ti arrabbi così. Non ti arrabbiare così. Se non mi fai cenno, Antonio, io di qua non ti vedo. Ma non ti agitare, grazie. And the crowd that's singing. Signori, ecco a voi la consegna ufficiale della coppa. Attenzione! Attenzione! The Champions Imperia! Quante... Ma com'è bello saltare, eh? Elena, continua così che domani hai perso 2 kg. Vai, vai! Un particolare grazie anche a tutta l'organizzazione che con passione e 0 lire hanno entusiasmaticamente premiato queste ragazze. Vorrei un applauso da parte vostra a tutto il team organizzativo, ve lo posso garantire. Tutto fatto per passione e senza lucro. Grazie, questo è importante, grazie.
L'applauso non l'ho sentito, ci vuole veramente forte perché ci vuole il cuore per queste cose. Bravi. Allora, a questo punto, il delegato della LEN, il signor Jean-Claude Demy, consegna una targa al presidente della Rari Nantes Imperia, dottor Luca Ramone, per la preziosa collaborazione nella realizzazione di questo evento. Grazie alla Rari Nantes Imperia, grazie alla città d'Imperia, grazie al dottor Luca Ramone. Adesso pubblico, festeggiate con le campionesse! Bene, sono tutte vostre, grazie, grazie, grazie a voi e alle giocatrici, grazie. Godetevi questo momento perché veramente sono momenti che rimangono nella storia sportiva della città d'Imperia, che merita questo e tanto altro, grazie. In questo momento riempita di champagne, poi bevuta a casa, come da consuetudine, e verrà quindi... Ed è la casa nuova, la prima, insomma, giustamente è quella che ha fatto più fatica al centro Boa. Tra l'altro ricordiamo l'ultimo gol nella finale scudetto proprio di Elisa Casanova e il gol sul finale della stessa Elisa Casanova. Certo, ultima azione, tra l'altro hai visto l'ultima azione, chiuse al centro, l'hanno fatto tirare una da lontana con la consapevolezza di avere un portiere forte, certo, in porta, ha fatto quel tac che ha dato la coppa all'Imperia, quel più. A volte basta un attimo, basta un momento. Sono momenti che ricorderemo spesso e volentieri. Ed ecco, lei, sono proprio sotto di noi, sotto la nostra postazione, le ragazze in questo momento. Gela Corlero che si improvvisa cameraman. Ed eccola. Quindi seguite naturalmente dai fotografi la grande festa. Allora, io... A questo punto mi avvicino a bordo vasca per le interviste di rito. Valentino, direi, se vuoi venire con me, ci avviciniamo insieme alle ragazze. Tu vai a festeggiare adesso. Io vado a festeggiare. Allora io mi avvicino a bordo vasca. Io vengo solo quando c'è da festeggiare. Finirai lo champagne. Non intervistare Capanna. No, perché no, avrà lasciato le corde vocali, non le ha più. Credo. Ci proveremo, magari, però vediamo. Non è neanche più il fegato, però. Allora, grazie Valentino, naturalmente, come grazie sempre per il suo supporto. Grazie mille. Grazie alla vostra redazione. È stata una grande serata. Bellissima, 100 di queste serate. Assolutamente. Io mi avvicino a bordo basca, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Alla prossima, ciao. Non ho chiamato i speaker di livello queste partite. Devo dare questo. Anche il micro? Marco! È attaccato! Luca, il microfono! Luca, il microfono! Sei sicuro? Dammelo, vale! C'hai tutte e due tu, bravi.
Ben ritrovati per i 30 anni di Imperia TV e della Liguria, la Liguria attraverso le immagini che abbiamo ripreso in tutti questi anni, immagini che hanno riguardato gli eventi, la storia, la musica, la cultura, ma anche lo sport, non solo la cronaca, anche la cronaca sportiva. E beh, questa sera, l'evento di questa sera è dedicato proprio, siamo nel 2015, a un grande appuntamento sportivo. Le telecamere di Imperia TV riprendono infatti la finale di Coppa LEN, che fu vinta dalla Rarinantes Mediterranea di pallanuoto femminile. In vasca c'erano anche quelle che poi sarebbero diventate le future olimpioniche di pallanuoto femminile, e cioè Giulia Gorlero, Giulia Emmolo e ricordiamo anche Francesca Pomeri, perché faceva parte di quello staff e anche lei poi è andata alle Olimpiadi di Rio. E allora riviviamo quella magica serata.